Pingitore è un uomo d'altri tempi perché, come dicevo prima, è un vero signore, ti fa sentire a proprio agio, poi ti fa veramente crescere artisticamente. Per me è un punto veramente fermo della mia vita, è molto importante, una persona di cui io non potrei assolutamente fare a meno. Quando vai, se la banana non ce l'hai, mica posso andare in giro tutta nuda. Così? Una gag, un tormentone che appunto Pingitore aveva scritto perché, così per mettere in evidenza insomma questa mia fisicità. Ma come no, un onore portare la spada a Sanremo accanto a me, un onore. No, io sono molto onorato. Lei, Alida la spada, stacco musicale, tu entri, io ti vengo incontro, no? Buonasera Alida, e tu dici, leggi. Signore e signori, buonasera, come l'ho detta? Benissimo. Proprio come la volevamo noi autori. Era un po' una parodia, una presa in giro al Festival di Sanremo, quindi dell'annunciatrice un po' raccomandata, del cantante raccomandata, insomma di tutta una serie di raccomandazioni. Beh, io nasco come modella con tanti sogni nel cassetto. Se ne va quello che... Io avevo vinto un concorso di bellezza, quindi la playmate dell'anno, quindi la ragazza più bella della copertina di Playboy. Andai a Milano con i jeans, la maglietta, lui mi vide e dice sì, carina. Beh, niente di che. Pazzo forse un po', ma poi perché no, un portista un po' no. Fu geniale il mio agente che diceva a me, vatti a mettere quel vestito che abbiamo preparato per il servizio fotografico. Il vestito era rosso, con uno spacco pazzesco, dei sandali altissimi rossi. Io insomma mi sono messa questo vestito, ho aperto la porta del mio camerino, ho detto questo Alberto, Celentano ha fatto. Quando cominciamo a fare le foto? Un uomo che non è mai stanco quando tu non ne puoi più. Quello che ti tira su. Il primo film era quello appunto con Lino Banfi che girammo in Puglia, Trani, me lo ricordo ancora. Io avevo appena 19 anni. Quella è la stanza della Monaca Spirugon della stazione. La faccia della Monaca, ma dove lo tenevi nascosto questo ben di Dio? Papà, ma cosa ci fai qui? Io? Tu che ci fai qua? Guarda come fa ginnastica. Ma che ginnastica è ginnastica? Scimunito, quella è musica. È mandolino quello. Ah, aveva ragione allora Don Befè, ha fatto il restauro. Ma come disse quel medico all'ammalato pazzo, togliati la tonaca che mi si rizza la gamba. Io mi vergognavo perché comunque là mi dovevo spogliare, quello era il genere dei film che andavano negli anni Ottanta. Però io dicevo, insomma, l'ha fatto la Fene, ce l'ha fatto la Muti, perché non devo farlo io? Transformation è un film americano dove a me mi avevano scelto per fare la parte della Bella. Infatti quando si trasforma non sono io. Sono andata in America come la ragazza più bella d'Italia, sempre parliamo dell'83, e dove ho vinto anche il titolo di Miss Universo, perché uno era la Pet of the Year, quindi Penthouse, e c'era un milione di dollari in palio a chi vinceva quello di Penthouse. Quello non lo vinsi, arrivai seconda. Cosa mancava a Pamela, Bob? Into me, personally? I couldn't answer that question. Ma non è possibile rispondere perché è stata una decisione dei giudici questa. A me sinceramente dei soldi non me ne frega niente. Sono andata lì così perché mi piaceva, perché mi piace sfilare, per divertimento e per vedere l'America. Perché ti piace sfilare? Ti piace mostrarti? Perché, sì, sei innamorata di te stessa? Sono un narcisista, sì.
Manette blu sempre era una canzone di Elton John e praticamente Malgioglio la capovolse, l'aveva un po' stravolta per me. Perché io sempre ironizzato sulla mia bellezza, sulla mia fisicità, no? Perché una bella donna, ma non ho detto che sempre deve stare lì a fare. Deve essere un po' ironica la bella donna, no? Fare un po' la parodia di se stessa. Sì, buonasera. Vabbè, hai fatto l'addizione, pingitore, però adesso vieni a fare il bagno. Andiamo. Ciao, me ne vado. Sì.